Ciao a tutti cari fratelli e care sorelle. Il Signore Gesù Cristo vi benedica in ogni cosa. Amen. Allora, voglio estrapolare una frase che Gesù ha detto in Giovanni capitolo 17, dove è tutto un paragrafo dove Gesù prega e dove Gesù chiedeva. Pregava al Padre Celeste, parlando dei cristiani, dei credenti, che fossero uniti come Gesù e il Padre erano uniti. Quindi che fossero uno come Gesù e il Padre erano uno. Ora, come erano uniti Gesù e il Padre? Nello Spirito. Quindi allo stesso modo anche noi. Se siamo uniti tra fratelli e tra sorelle, anche di diverse realtà denominazionali, infatti di questo un po' voglio parlare anche, siamo uniti in Cristo, perché la fede è quella che unisce ed è quella che divide sono le dottrine, perché ci sono religioni cristiane che hanno dottrine stabilite, altre diverse, quindi tutte dottrine che si contraddicono tra di loro. Da qui nascono un sacco di divisioni. Tuttavia, però, tutte le denominazioni cristiane che esistono, comunque, al di là delle dottrine vere o sbagliate che ci sono in tutte le realtà, perché non esiste la Chiesa perfetta, vediamo che anche la Chiesa dei cristiani primitivi, cioè di 2000 anni fa, dei primi 3 secoli, insomma, dopo Cristo, che hanno conquistato il mondo. C'erano anche lì dei problemi, di diversità di pensiero, di divisioni, che però nella maggior parte dei casi, insomma, grazie all'azione di veri cristiani sinceri, portavano unità. Ecco, il messaggio che oggi voglio dare è l'unità. Il contrario dell'unità, che cos'è? Divisione. Infatti anche il cristiano più piccolo come me sa che la divisione non è una cosa che viene dal cielo, non è una cosa che viene da Dio. Perché sapete, in cielo c'era un angelo che quando Dio l'ha creato era buono e si chiamava Lucifero, che poi insomma sapete la storia, si è ribellato, eccetera. E lui ha portato divisione anche nel cielo. E certo perché, come dice in Apocalisse 12, dove c'è un dragone che è Satana, il serpente antico, che con la sua coda trascinava un terzo delle stelle del cielo, cioè un terzo di tutti gli angeli di Dio si sono ribellati a Dio seguendo la ribellione di Lucifero. Quindi c'è stata una divisione in cielo, quindi prima erano tutti uniti e il diavolo ha portato questa divisione. Va bene? Angeli che prima erano tutti uniti e uniti a Dio si sono divisi. Non solo tra i loro fratelli angelici, ma anche con Dio. Quindi portato, il diavolo è il portatore di divisione, fratelli. Infatti, la divisione o le divisioni, insomma, viene elencata tra uno dei frutti della carne in Galati 5, versetto 20. Quindi, insomma, tutti i cristiani penso siamo d'accordo, la divisione non è una cosa che viene dallo Spirito Santo. E allora però, come dicevo, la Chiesa perfetta non esiste, sarà forse perfetta in cielo, quando saremo tutti in cielo, d'accordo, nella nuova creazione. E allora, anche 2000 anni fa ho detto che ci sono delle imperfezioni nella Chiesa, no? Però quello che è imperfezione siamo tutti imperfetti, quello che bisogna guardare è un po' la sincerità. Il cuore, insomma, se uno è sincero, se uno, con tutti i difetti che ha, però ama il Signore, ama il suo prossimo, ama i fratelli, quindi è sincero, ama Gesù, poi è imperfetto, ma non bisogna guardare l'imperfezione. Ecco, e questo però spesso viene fatto il contrario, cioè si guarda l'imperfezione di quel fratello, di quella chiesa, di quella dottrina, e questo poi porta a demonizzare quel fratello, quella dottrina, e questo non viene, fratelli, non viene dallo Spirito Santo, non viene da Dio, perché Dio non porta divisione, ma unità. E certo, attenzione, ma qualcuno mi dice, mi viene anche in mente a me, che ci ha detto io non sono venuto a portare pace, ma divisione. Vabbè, ma Gesù si riferiva, tra
tra quelli che seguiranno Dio e quelli che seguono il diavolo. È chiaro che non ci può essere unità tra luce e tenebre, quindi c'è una divisione automatica, d'accordo? Ma qui stiamo parlando di luce, di divisione nella luce, cioè divisione tra cristiani. Questo nasceva anche 2000 anni fa in alcune realtà come quella dei Corinzi, voglio citare 1 Corinzi capitolo 1, se voi fratelli leggete dal versetto 10 al 13, l'apostolo Paolo che scriveva ai fratelli dei Corinzi, quindi della chiesa dei Corinzi, diceva: vi esorto nel nome del nostro Signore Gesù Cristo ad avere tutti un medesimo parlare e di non avere divisioni tra di voi, ma di essere perfettamente uniti. Ecco. Poi salto un po' versetto 13, io voglio dire questo. Dice: ciascuno di voi dice: io sono di Paolo, io sono di Apollo, io sono di Cefa. Dice: Cristo è forse diviso? Allora, vedete, queste sono le prime divisioni che nascevano nel contesto dei credenti già 2000 anni fa, dove oggi purtroppo è dilagato. Oggi purtroppo è dilagato, fratelli. Sapete, il fatto che vi siano di tante chiese in giro, cioè questo non è che per forza è la divisione generata da, cioè non è che per forza questo genera la divisione, cioè se io sto in una chiesa, per esempio siamo in Italia e poi ci sono altri fratelli che stanno, che ne so, in Inghilterra o magari in Croazia o in Francia, eccetera, no? E questo è come magari 2000 anni fa c'era la chiesa a Corinto, c'era la chiesa ad Efeso, c'era la chiesa a Sardi, a Tessalonica, va bene, eccetera. Quindi, però la divisione nasce, come qua vediamo ai Corinzi, quando dici: io sono cristiano di Paolo, io sono cristiano di Apollo, io sono cristiano di Pietro, cioè oggi se tu sei battezzato nella chiesa pentecostale, io sono cristiano pentecostale, cattolico, io sono cristiano cattolico, va bene, sono battezzato nella chiesa battista, io sono cristiano battista, sono battezzato nella chiesa adventista, io sono cristiano avventista. Insomma, questa realtà rispecchia la realtà di 2000 anni fa, che in realtà portava divisione tra i credenti. Infatti, nella purtroppo maggioranza dei casi oggi tutti i cristiani sono divisi in queste denominazioni e non si amano tra di loro, ma addirittura vi sono molti casi dove addirittura quelli che sono di questa corrente, che magari la dottrina magari è più approfondita, magari è più giusta rispetto a quell'altra realtà cristiana, si ha questa arroganza di dire che noi siamo nella verità e voi siete nella bugia, noi siamo veri cristiani, voi siete falsi. Ora, la dottrina, io chiedo, salva? È la dottrina che ci dà la vita eterna? Gesù ha detto Giovanni cos'è? Giovanni 6,46 mi sembra. Giovanni 6,47 dice: in verità io vi dico, chi crede in me ha la vita eterna. D'accordo? E mi allaccio a Giovanni 1,12, dove dice che tutti coloro che lo hanno ricevuto, parlando di Cristo, egli ha dato l'autorità di diventare figli di Dio a quelli cioè che credono nel suo nome. Allora, tutti quelli che credono veramente, credono con il cuore nel nome di Gesù Cristo, che credono in Cristo, va bene, sono figli di Dio. Quindi tutti i cristiani, indipendentemente di quale realtà cristiana o denominazione, va bene, fa parte, siamo tutti figli dello stesso Padre. Va bene, perché qua stiamo parlando di realtà cristiane, non stiamo parlando di realtà non cristiane. Ok? Stiamo parlando di realtà cristiane, quindi tutti i cattolici, protestanti, avventisti, battisti, ortodossi, cioè, tutti questi e anche altri che ci sono nell'ambito cristiano, al di là delle dottrine, perché ci sono dottrine vere, dottrine giuste e sbagliate in tutte le realtà, va bene, purtroppo. Ecco, però al di là della dottrina, la dottrina non salva, ripeto. Siamo tutti figli dello stesso Padre, che è Dio, va bene, virtù di Cristo. Va bene, perché al di là della dottrina, il fondamento di ogni realtà cristiana o denominazione è Cristo. Va bene, quindi siamo figli tutti dello stesso Dio. Amen.
Quindi aggiungo anche Galati 4, versetto 6 al 7, dice: Ora voi perché siete figli, Dio ha mandato lo spirito del figlio suo nei vostri cuori che grida, Abba, Padre. Perciò tu non sei più servo ma figlio, e se sei figlio, sei anche erede di Dio per mezzo di Cristo. Allora, tutti quelli che credono nel suo nome, cattolici, evangelici, pentecostali, avventisti, battisti, ortodossi, eccetera, tutti quelli che credono in Cristo, ma veramente sono tutti figli di Dio, e se sono figli, Dio ha mandato, dice lo Spirito, il Figlio suo, nei nostri cuori che grida Abba Padre, perciò se siamo figli siamo eredi di Dio per mezzo di Cristo. Infatti leggo ancora un'altra scrittura, Efesini 1, versetto 13 a 14, dice: In Lui, quindi in Cristo, dopo aver udito la parola della verità, l'Evangelo della vostra salvezza e aver creduto, siete stati sigillati con lo Spirito Santo della promessa, il quale è la garanzia della nostra eredità. Quindi eredi di Dio per mezzo di Cristo. Quindi cosa dice? Sta dicendo che attraverso queste scritture, Giovanni 1,12, Galati 4, 6, 7, Efesini 1, 13 e 14, che tutti quelli che credono in Cristo sono figli di Dio, ok? Sono stati suggellati dopo aver creduto all'Evangelo della verità. Cioè, che cos'è l'Evangelo della verità? Che Cristo è il Messia, che Cristo è la vera manifestazione di Dio. Va bene? E quindi tutti quelli che accettano la salvezza di Dio, che Dio offre attraverso Cristo, va bene? Diventano figli di Dio, quindi adozione, perché noi tutti nasciamo un po', come dire, separati da Dio, quindi veniamo riconciliati mediante Cristo, quindi nessuno può venire al Padre se non per mezzo di me. Quindi quando noi nella nostra vita facciamo la scelta di credere in Cristo, crediamo in Cristo, scegliamo di accettare la sua salvezza, ecco, diventiamo figli di Dio. Eredi di Dio per mezzo di Cristo, quindi è quello che suggella la nostra eredità è lo Spirito Santo che riceviamo, almeno la caparra dello Spirito, lo Spirito della salvezza lo riceviamo dal momento che noi crediamo. Vabbè, quindi cattolici, protestanti, evangelici, ortodossi, mormoni, avventisti, battisti, siamo tutti figli dello stesso Padre, almeno tutti quelli che, come dice Giovanni 1,12, lo hanno ricevuto. Va bene. Amen. Quindi le divisioni che invece vengono generate purtroppo da dottrine settarie, cosa sono le dottrine settarie? Che cos'è una setta? La setta è che praticamente tutti quelli che ne fanno parte si considerano fratelli, ma tutti quelli che non fanno parte della tua stessa corrente, della tua religione, denominazione, e quindi tutti gli altri che non ne fanno parte sono eretici. Ecco, questo è uno spirito settario. Quindi, come che ne so, tutti i cattolici, che non tutti, quelli che considerano i protestanti non fratelli, ma li considerano eretici, al pari dei protestanti che considerano i cattolici eretici, va bene, quindi sono tutti fuori, siete tutti fratelli, voi che la pensate così, siete tutti fuori binario. Va bene, Cristo non è diviso. Quindi il problema anche può nasce da questo dare queste denominazioni. Oggi ci sono i battisti, per esempio, vengono da Giovanni Battista, no? Poi ci sono i francescani, che ne so, in onore di San Francesco. Poi ci sono quelli in onore di Sant'Antonio. Poi ci sono, va bene, anche per esempio gli evangelici vengono, Chiesa Luterana, cioè viene da Martin Lutero, insomma. Questi purtroppo, come quelli che dicevano: Io sono di Paolo, io sono d'Apollo, io sono di Lutero, io sono di San Francesco, io sono di Sant'Antonio, io sono del Papa, eccetera. Va bene, Cristo non è diviso, fratelli. All'epoca le denominazioni non esistevano, cioè se stavano i cristiani riuniti a Corinto, veniva considerata la chiesa di Corinto, ad Efeso, la chiesa di Efeso, va bene, a Tessalonica, la chiesa dei Tessalonicesi, cioè identificava il luogo geografico dove questi credenti di questa parte particolare di dove si trovavano. Quindi, ma la Chiesa non ha un nome se no la Chiesa di Cristo. Va bene. E purtroppo questa cosa che nel corso dei secoli è diventata, è nata, fratelli, con queste denominazioni hanno portato divisione tra i cristiani. E questo non è un'opera di Dio, ma è un'opera satanica.
perché ci sono cristiani che si odiano tra di loro perché non sono della stessa religione. Dice: no, io sono cattolico e noi siamo nella verità, tutti gli altri sono eretici. Io sono protestante, io sono evangelico, i cattolici sono tutti eretici. Insomma, queste, fratelli, sono parole di carnalità. Va bene? Si fa il gioco del nemico perché è il nemico che sin dal principio porta divisione, è in cielo e porta divisione in terra. Va bene, invece i cristiani, come Gesù pregava, dovrebbero essere uniti come Gesù e il Padre sono uniti. E come erano uniti Gesù e il Padre? Nello Spirito, quindi anche noi dobbiamo essere uniti nello Spirito, va bene? Perché al di là della dottrina, perché non è la dottrina che salva, è Gesù che salva. La dottrina è importante, la sana dottrina, perché vedete, fratelli, conoscere, imparare la dottrina, ma questo si fa anche. Dopo è forse perché uno te la predica, perché uno che ti predica ti può predicare bene o male, cioè bisogna verificare nella Bibbia, come facevano i Bereani, sapete, in Atti degli Apostoli, quello che gli Apostoli predicavano, loro vedevano nella Bibbia se le cose stavano come avvenivano, gli dicevano. Quindi se tutti oggi i cristiani avessero un po' come lo spirito dei Bereani di controllare e di esaminare nelle scritture quello che viene predicato, io penso che più del 90% delle false dottrine che esistono e che ci sono in giro non avrebbero potuto prendere piede nel mondo cristiano. Va bene? Quindi il problema è che non si verifica, non si legge la Bibbia, o se la si legge, la si legge in modo superficiale, perché ci si fida di quello che dal pulpito ci sta predicando, perché magari è un amico, perché magari lo rispettiamo, perché magari semplicemente le abbiamo dato fiducia. Ma invece, fratelli, bisogna controllare. Va bene, perché lo scopo della sana dottrina, lo scopo della conoscenza delle scritture non è quello di salvarci, perché è Gesù che ci salva. Va bene? Il ladrone sulla croce non è che in quei minuti che si avvicinava alla morte ha imparato la sana dottrina, ma ha creduto che Gesù era il Salvatore. Infatti lo chiama Signore, ricordati di me, io merito di essere punito, quindi pentimento. E poi insomma, riconosce Gesù come Salvatore. Infatti poi Gesù gli dice: sarai con me in paradiso. Quindi insomma il ladrone si salvò, va bene, l'anima. Ma chi salvò l'anima del ladrone? Non fu la conoscenza, non fu Gesù Cristo, fu Gesù perché si pentì e credette nel Salvatore. Quindi è così che noi, quando noi crediamo nel nostro Salvatore, Gesù ci salva, ci dà il sigillo della salvezza che, d'accordo, fratelli, il diavolo non ci può togliere. Sì, il diavolo ci può ingannare con le false dottrine, perché lo scopo di ingannarci con le false dottrine ha quello un po' di depistarci, di farci un po' sviare. Però se noi usiamo la Bibbia un po' come si usa la bussola, sapete, i naviganti, quelli antichi, usavano la bussola per orientarsi. Ecco, se noi usiamo la bussola spirituale che è la parola, ci possiamo orientare tra bugie e verità. Quindi la parola è un po' il metro di misura. Però lo scopo della sana dottrina, della Bibbia, insomma, della parola di Dio, è come dice in 2 Timoteo 3, versetto 16-17, dove dice che tutta la scrittura è divinamente ispirata e utile a insegnare, a convincere, a correggere, a istruire nella giustizia. Ecco, affinché l'uomo di Dio sia completo, pienamente fornito per ogni buona opera. Ecco, fratelli, noi nella Sacra Scrittura noi ci dobbiamo innanzitutto specchiare, perché ci mostra dove dobbiamo correggerci, ci mostra la direzione, d'accordo? Dio ci parla, ci consiglia, ci ammaestra con la sua parola. Il cammino di fede, fratelli, ecco. Seguendo la parola è come andare a scuola. Ecco, un po'. Quando vai a scuola si studia la grammatica, l'italiano, la matematica, eccetera. Insomma, diciamo nel discorso cristiano, quindi la parola un po' ci insegna ad amare Dio, ci insegna ad amare i fratelli, ci insegna a camminare nell'amore. Va bene? Quindi è importantissimo. Però non è la scrittura che ci salva, è Gesù il Salvatore, è Gesù che ci salva. Va bene? Quindi tutti voi, fratelli, che vi sentite superiori ad altri fratelli, perché magari la vostra dottrina è più giusta, no? Rispetto a quella di quegli altri, no? E vi considerate superiori, addirittura giudicate che questi qua, siccome questa dottrina non è come la vostra, insomma, sono tutti eretici o non sono tutti salvati, e quindi voi siete tutti fuori binario, voi che la pensate così. State facendo il gioco di Satana.
Va bene, la scrittura dice che tutti quelli che credono in Cristo sono figli di Dio. Oh, qua tutti quelli che credono in Cristo, indipendentemente dalle denominazioni, siamo fratelli e sorelle. Ma se siamo veri cristiani si vedrà dai frutti, ma non dalla dottrina. Perché i farisei, per esempio, conoscevano bene la dottrina, il problema è che non la mettevano in pratica. I farisei conoscevano bene la Torah, ma non la mettevano in pratica. Ok? Quindi, fratelli, la conoscenza non serve a niente, la teoria, se non la mettiamo in pratica. Va bene? Ok? Quindi, infatti, la parola dice: non siate uditori, ma facitori, perché chi è solo uditore inganna se stesso. Va bene, facitori, cioè mettere in pratica. Ok? Amen. Quindi, i cristiani dovrebbero essere tutti uniti. Fermo restando che magari poi c'è la chiesa di Roma, c'è la chiesa di Milano, c'è la chiesa, che ne so, di Bari, di Palermo. Vabbè, però, come c'erano la chiesa di Corinto, di Efeso, di Tessalonica, di Smirne, ok? Però quando noi invece diciamo io sono cristiano cattolico, io sono cristiano pentecostale e non ami gli altri, che magari sono cristiani di diversa denominazione, insomma, allora, fratelli, voi che siete così, parlo a quelli che sono così, che la pensano così, state camminando nella carne, state, seguendo uno spirito settario. Va bene, quindi il Signore è buono, eh? È misericordioso, se vi pentite, se cambiate, il Signore vi accoglierà, il Signore vi benedirà, perché il Signore è lento all'ira, è grande nella bontà, nell'amore, nella misericordia. Va bene, però il Signore odia il male, il Signore odia l'arroganza, il Signore odia la superbia. Va bene, e allora fratelli, meditiamo, perché qua tutti chiamano Cristo. Siamo figli di Dio, va bene? Ah, qualcuno può dire: ah, ma questo qui parla di ecumenismo. No, ma c'è un ecumenismo, se questa parola non esiste nella Bibbia, però un ecumenismo, diciamo, il significato è unire, no? Un po'. Quindi se c'è un ecumenismo secondo me, secondo Dio, è uno secondo il diavolo, no? Per esempio, quello secondo il diavolo è che bisogna essere uniti, cristiani, buddisti, induisti, musulmani, insomma, tutti perché tutti lo stesso Dio, insomma, tutti andiamo in cielo, come c'è qualcuno che predica così lì a Roma. No, questo è un ecumenismo secondo Satana, perché Gesù ha detto che nessuno può venire al Padre se non per mezzo di me. Non è che siamo tutti fratelli nel mondo, la fratellanza universale non esiste. Ok? Quindi no, però l'ecumenismo nel senso cristiani che devono amare i protestanti, e protestanti devono amare i cattolici devono amare i protestanti e viceversa. E questo è secondo Dio, perché Gesù pregava, siano uno come io e te siamo uno. Va bene, poi se ci sono dottrine sbagliate, con amore ci si riunisce, magari come diceva Paolo, no? Mi faccio giudeo con giudei, greco con i greci, quindi protestante con i protestanti, cattolico con i cattolici, eccetera. Cioè, partecipare anche a, che ne so, loro fanno le messe, loro fanno i culti, quindi quello che non c'è, che bisognerebbe che si faccia è che fratelli ci si ami tra fratelli, perché sennò cadiamo nel settarismo. Va bene, poi non siamo meglio dei farisei che va bene, conoscevano la dottrina, però non la mettevano in pratica e consideravano e tutti eretici, tutti quelli che non erano, che non li seguivano, che non erano come loro, va bene, li consideravano peccatori. Sapete, oggi ci sono in giro dei predicatori che vanno in giro a gridare in giro: pentitevi peccatori, infatti non si ferma mai nessuno. E questo non è il modo di predicare, questo non è quello che Gesù ci ha mostrato, questo non è quello che Gesù faceva. Va bene, Gesù non andava in giro a offendere la gente. Va bene, il Vangelo è un messaggio di buona notizia, è un messaggio che scalda il cuore di chi lo ascolta, che devi attirare, come dice la scrittura, il giusto attira a sé le persone, va bene? Quindi questo modo di fare invece le allontana, perché evidentemente, fratelli, questo è uno spirito religioso che non ha niente a che vedere la religiosità con l'autenticità della fede. Quindi quello che unisce i cristiani in tutto il mondo, fratelli, è Cristo, non è la dottrina. Ok? Quindi la dottrina, c'erano problemi anche 2000 anni fa, che uno diceva che bisogna fare la circoncisione, l'altro dice no, la circoncisione è superata, è nello spirito, e c'erano divisioni, c'erano quelli di Giacomo che si scandalizzarono quando Pietro andò a casa di Cornelio, si è andato a casa di un pagano, dai, ci sono dei credenti oggi,
non faccio nomi, che se vanno in quella chiesa dicono: oh, quelli sono idolatri, non puoi andare lì, ti contami. Cioè, queste dottrine farisaiche, è d'accordo, però ci sono credenti magari sinceri, ci sono proprio credenti proprio falsi, quelli sinceri magari dopo si correggono, o vengono corretti, perché poi quando 2000 anni fa c'erano questi problemi tra gli apostoli, si riunivano tutti umili, poi lo Spirito Santo parlava sempre attraverso qualcuno e tutti venivano messi d'accordo, chi doveva ricevere correzione la riceveva, va bene, Pietro quando riceve correzione da Paolo la accetta, va bene, quindi unità fratelli, unità, la divisione non viene da Dio, quindi tutti quelli di voi che vi considerate superiori agli altri perché non hanno la stessa dottrina, perché sanno magari che il rapimento, tu sai che il rapimento è dopo e quelli lì sai, invece sono ingannati, pensano che è prima dalla Chiesa, no? E allora tu ti senti superiore a questi fratelli perché insomma, stai camminando fuori binario, sei fuori binario. Se qui dice, mi ha detto uno l'altra volta, un fratello, dice, non possiamo considerare questi qui fratelli perché credono alla salvezza per opere, ma insomma questi qui amano Gesù, credono in Cristo, sì, oh, questi sono i nostri fratelli, siamo figli dello stesso padre, la dottrina non salva, ma semmai se la dottrina è sbagliata, perché io pure non credo che la salvezza sia per opere, se no, insomma, il Salvatore che cosa è venuto a fare? E allora si va a correggere con la scrittura che è divinamente ispirata, che è appunto utile per correggere, insegnare, eccetera, con amore si va a portare l'insegnamento. Oh, le pecore, possesso pecore, ascolteranno. Va bene, però se uno ama Cristo, siamo fratelli, indipendentemente dalla dottrina, indipendentemente, fratelli, da che denominazione o corrente cristiana fa parte. Quindi immaginate se invece tutti i cristiani fossero uniti, nel mondo. Io credo che tante leggi anticristo, aborticide, insomma, tante leggi anticristo che stanno in giro non avrebbero peso piede. Va bene? Quindi il diavolo sa che con la divisione lui trova sempre spazio. Va bene? Infatti il mondo, anche il mondo pagano, è pieno di divisioni nel mondo politico, nel mondo dei media, nel mondo, che ne so, dello sport. In tutti i contesti c'è sempre divisione, va bene? E che in base all'ideologia, che è contrapposta a un'altra ideologia, questi non solo sono disuniti, ma ci sono dei casi che si odiano. Adesso quelli di sinistra odiano quelli di destra odiano quelli di sinistra, quelli del Milan odiano quelli della Juventus e viceversa, va bene? E così via. Cioè il mondo è pieno di divisioni, perché il mondo è immagine appunto del diavolo, colui che portò divisione in cielo, la porta anche in terra. Ma noi fratelli, se siamo figli di Dio, noi portiamo unità, va bene? Portiamo unità, non divisione. Amen. Che il Signore Gesù ci benedica, fratelli, ci guardi dall'essere arroganti, dall'essere superbi, che tutti possiamo cadere in queste cose. Siamo umani, diciamoci la verità, non è che non abbiamo sbagliato mai, non facciamo mai questi sbagli, però se siamo cristiani, se abbiamo Gesù, rimediamo, chiediamo scusa se abbiamo sbagliato. Signore Gesù, aiutaci a camminare diligentemente nei tuoi insegnamenti, per poter essere degni di essere chiamati tuoi figli, Signore, affinché Tu, Signore, ti puoi compiacere di noi. Fratelli, amen. Alleluia, gloria a Dio. Il Signore Gesù vi benedica, vi abbraccio. E fate girare questo messaggio, soprattutto a chi, voi sapete, purtroppo, per magari anche buona fede o malafede, insomma, cammina e sta generando divisioni, divisioni. E dobbiamo dare il messaggio che tutti quelli che credono in Gesù Cristo, indipendentemente da quale la loro denominazione, siamo figli dello stesso Padre, che è Dio, grazie a Cristo, ed eredi, mediante il suggello o sigillo dello Spirito Santo, che tutti noi abbiamo ricevuto, la caparra dello Spirito, dalla salvezza, che garanzia la nostra eredità, come
quando noi abbiamo accettato la salvezza di Dio che è in Cristo Gesù. Amen. Dio vi benedica, un santo abbraccio.